A Roma gli schiavi furono presenti sin dall'epoca più antica, ma il loro numero crebbe molto in seguito alle guerre di conquista, tra III e II secolo a.C. Gli schiavi erano soprattutto prigionieri di guerra, deportati in Italia dalle regioni sottomesse, e venivano destinati a varie attività, specie nelle campagne e nelle miniere. Lo scrittore latino Varrone, nel I secolo a.C., li definisce strumenti parlanti, poiché erano considerati simili ai buoi o agli attrezzi agricoli, e non avevano alcun diritto in quanto i loro padroni potevano disporre di loro come volevano. Le condizioni di vita degli schiavi erano terribili, soprattutto nelle campagne dove i più pericolosi erano incatenati e tenuti negli ergastoli, simili a prigioni sotterranee. In genere dovevano indossare una specie di medaglione al collo, che riportava il nome del padrone, e quelli che fuggivano, se ripresi, subivano durissime punizioni, in molti casi la morte. Solo gli schiavi domestici, adibiti ai lavori all'interno della casa, erano trattati meglio ed erano considerati membri della famiglia. Quelli di origine greca o comunque più colti diventavano maestri dei figli dei padroni e alcuni di loro potevano essere affrancati, cioè liberati, come nel caso di Livio Andronico, l'autore della traduzione latina dell'Odissea. Lo schiavo liberato dal padrone veniva detto liberto e, pur non acquistando tutti i diritti di un cittadino nato libero, ad esempio non poteva votare, tuttavia godeva di indipendenza economica. Molti liberti, anzi, potendo disporre di un proprio peculium, ossia una somma di denaro accumulata nel tempo, si davano agli affari e alcuni diventavano molto ricchi, come il personaggio di Trimalchione nel romanzo di Petronio Arbitro, Satiricon. Costui è presentato come una figura paradossale, che offre un sontuoso banchetto in una magnifica casa, e ostenta in modo eccessivo le sue ricchezze agli ospiti. Lui, Trimalchione, ha tante terre che per vederle ci vorrebbero le ali di un nibbio e fa soldi su soldi. Gli altri suoi compagni di schiavitù di un tempo, occhio a non prenderli sotto gamba, si son fatti i soldi anche loro. Gli schiavi più forti e robusti venivano impiegati come gladiatori nei giochi circensi, molto popolari soprattutto in età imperiale, e venivano addestrati in scuole apposite, come quella famosa di Capua da cui proveniva Spartaco. Questi, originario della regione della Tracia, nel 73 a.C. capeggiò una rivolta di schiavi detta Terza Guerra Servile, che mise a ferro e fuoco buona parte dell'Italia centrale. L'insurrezione fu domata a fatica da Licinio Crasso, e migliaia di prigionieri furono crocifissi lungo la via Appia, incluso lo stesso Spartaco. A Roma ci furono comunque voci dissonanti, come nel caso del filosofo Lucio Anneo Seneca, vissuto nell'età di Nerone, che pur non condannando espressamente la schiavitù considerava comunque gli schiavi come esseri umani. In una delle lettere morali a Lucilio, infatti, elogia il suo discepolo perché tratta i suoi servi umanamente, applicando i principi della filosofia stoica e mostrando una sensibilità vicina a quella cristiana. Ho sentito con piacere da persone provenienti da Siracusa che tratti familiarmente i tuoi servi. Questo comportamento è conforme alla tua saggezza e alla tua istruzione. Sono schiavi? No, sono uomini. La schiavitù non fu mai abolita a Roma, ma in età imperiale la condizione degli schiavi gradualmente migliorò, allineandosi a quella dei contadini liberi. Durante il principato di Costantino, infatti, i coloni erano legati alla terra, e quelli che lasciavano i poderi venivano considerati come schiavi fuggiaschi, in alcuni casi puniti con la morte. Tale condizione anticipa quella della servitù della gleba nel Medioevo, e anzi la schiavitù nelle campagne perdurerà sino alle soglie dell'età moderna, venendo abolita in Europa solo nel XIX secolo. Forme di schiavismo esistono ancora oggi, specie nei paesi in via di sviluppo dove il lavoro viene sfruttato in vari modi, ma il fenomeno è tristemente presente anche in alcuni paesi sviluppati, ad esempio attraverso la pratica del bracciantato agricolo.